and I'm proud to be a part of this university. I'm here today to talk about that freedom is really important. Sara, studentessa dell'Università di Messina solo da 6 mesi. Cosa ti piace della città e dell'università? Yeah, I'm here about just 6 months. Lei ha detto che è tutto a posto, lei è venuto prima di 6 mesi, adesso lei piace ovviamente il tempo, il posto, la città, l'università, tutto. Più o meno l'università è sempre disponibile per aiutare per tutti i problemi, sempre ci sono uffici che lavorano sempre per gli studenti. Le piace, lei è venuta qua con il suo marito e sta contenta qua a Messina. They are required to wear a hijab in public spaces, and they face restrictions on their ability to travel, work and vote. Nel discorso che hai fatto durante l'inaugurazione dell'anno accademico parlavi soprattutto di libertà, dei diritti umani e del tuo paese, che è l'Iran. Unfortunately, this freedom, the meaning of the freedom. Nel suo paese non c'è qualcosa come libertà per le donne, anche per gli uomini, ma generalmente per le donne non c'è libertà di dare informazione, di parlare, di sentire, non ce n'è qualcosa per anche per lo studio, ci sono tanti problemi. Adesso non voglio dire che questo è un protesto, ma invece è una rivoluzione, come abbiamo guardato sul novità, sul news, tutto. C'è anche la storia della ragazza che è ammazzata, messa a mini 3 mesi fa, ha fatto una rivoluzione per quanto riguarda la libertà e non ha altre parole. I'm here today to talk about that freedom is really important. Dove vedi il tuo futuro? I don't know. The future is the. Lei sta dicendo che non sa esattamente dove è il suo futuro, ma vuole un futuro dove può esprimere, dove lei può fare le cose con la libertà, tutto, anche per la famiglia. And no children and no women killed anymore by our by Iran's regime, and I hope that a good future, free Iran for my country.